Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in giro col PA, come possiamo vedere, e ci dirigiamo alla piazza, sì. Ma prima di iniziare col video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, qua in basso a destra. Dato che oggi non si fa per niente salita, mio papà ha deciso di inaugurare la giornata con il pallone di Traona. Io vado su con calma perché se ero dietro a quel drago lì, ciaone, non arrivo più su in cima. Oh pa, keep calm, ti viene un po' carico, Rock on fire. E già qua c'è una certa bellezza di panorama. Questo di cieco offre sempre una vista mozzafiata. Comunque ragazzi, quando si fanno giri un po' lunghi, un po' tanta salita, partire sempre con calma, perché sennò si rischia di portare a casa il giro. Oggi andremo a vedere una nuova discesa oltretutto, quindi vi risparmio un po' la salita e ci vediamo ad una certa. Vediamo un po' se il taglio sullo sterrato mi fa recuperare il pa oppure no. Bella strada. We can do it! Abbiamo battuto! E men che non si dica, sono a casa di Cercino in mezz'oretta da casa. Bene ragazzi, siamo arrivati alla salita per andare alla piazza. Ora mi dice il pa. E questa è la salita, tutta nella pineta, saranno 4-5 km. Dai! Comunque zainetto promosso per la postazione degli occhiali, belli fissi. Zainetto delle Ande, top. Qua la salita è fantastica, tutto suggerito, nessun pezzo critico, nessun pezzo troppo difficile, quindi anche con una muscolare si va su da Dio. Certo, bisogna essere un pochino allenati, però tutta bella pedalabile, come possiamo vedere. Con le bike certo fai molta più fatica. Ebbene ragazzi, siamo ormai quasi in cima, si è aperta davanti a noi la Val Chiavenna, cioè le cime della Val Chiavenna, e dietro al pa dovrebbe essere il Legnone. Guardate qua che figata! Superbo! Inizia ad esserci la neve! Ecco voi ragazzi la neve! Bloccati dalla neve. Cosa si fa? Ragazzi, dronatina fatta. Questi sono i prati che c'è su Ei Piaz. E adesso qua bisogna salire su per il prato. Tac, che roba. No, non ce la faccio dritto per dritto. Però il vento aiuta, diciamo. Passaggio tecnico-tattico. In mezzo agli abitati. Qua sono le indicazioni e qua c'è la mappa e noi siamo tipo qui, mi sembra, tipo qua la piazza. Adesso dobbiamo prendere questa strada qua e tornare in giù, e qua è quello che si vede dall'altra parte. Fantastico. Quindi piccolo check: di qua si va a prendere la tagliafuoco che ti porta fuori di là, e di qua invece si va in giù e noi scendiamo. Wow! Andare in là si gela, a venire qua ci sta bene. Non dico che fa caldo, però
Ragazzi, questo sarebbe un sentierino da fare, ma non ho la bici adatta e non ho la compagnia adatta perché non mi fido di questo. Mio papà ha detto non ci penso neanche. Comunque, piccola tips per quando si fanno discese così lunghe: ogni tanto ricordatevi di mollare anche un po' i freni, così li lasciate raffreddare un attimo, sennò finiti in 2 secondi e nulla. Comunque, con la futura bici magari potrò fare anche quei pezzi lì un pochino più tecnici, tattici. O facciamo giù la strada lì? Perché dovete sapere che il papà ha fatto la discesa fino ad ora con la forcella chiusa. Non che abbia chissà che forcella da DH, però già farla chiusa non è bello. Non è bello. Ponticello caratteristico. Adesso si ritorna a fare i sentierini che si sono fatti in salita. Primo pezzettino di sentierino fatto, molto bello. C'è sentierino, è strada, mulattiera. E qua è lo spettacolo della natura. Facciamo anche questo. Non ho capito. Ok, di lì non si va giù. E giro tutto intorno alla stanza mentre si dà. Comunque, dal Papi alla Bassa Valle e come solito da me è un saluto. Il giro ormai è terminato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.